È qui che si aspetta una rivelazione, è qui che ci si sprona a vicenda, è qui che si dice: Signore, benedici quel fratello, benedici quel fratello, benedici quella sorella, benedici quel fratello, perché ci vediamo e ci vediamo con affetto, con amore, e qui indirizziamo a Dio la nostra prece. Quanto è buono rivedere qualcuno che amo. Quanto è buono che tu riveda qualcuno che amo. E quanto è buono tutti insieme sapere che ancora si dura nella fede, che ancora si va avanti nella fede. Il mio fratello vive. Io so, il mio fratello vive, l'ho visto sorridere, l'ho visto pregare, l'ho visto cantare. Gloria a Dio, il mio cuore trabocca di gioia perché rivedo colui che amo. Qualcuno ha detto, rivedendo suo fratello, ho visto te, è come se avessi visto Dio. Gloria a Gesù, quanto è buono, quanto è caro per i fratelli dimorare insieme. Benedetti Dio, sì, mentre insieme noi uniamo i nostri spiriti, nell'unione dei nostri spiriti, pronunziamo la nostra parola, la parola contro il male e contro l'inferno. Pronunziamo la parola della libertà per quelli di fuori. Sì, Signore, liberi. Nel nome di Gesù. Pronunziamo le nostre parole con la forza dello Spirito che ci lega. Non siamo soli. Siamo un esercito. Gloria a Gesù, c'è l'esercito della salvezza. Ed esercitiamo il nostro spirito a combattere insieme, mentre riconosciamo il fabbisogno dell'ora. Gloria a Gesù. Ed è qui che diciamo gli uni agli altri, domani abbiamo da salire il monte. Domani abbiamo da affaticarci. Oh, domani arriva Gesù. Siamo pronti, fratelli, e facciamo delle raccomandazioni. Siamo pronti, vogliamo essere pronti, fratelli. Vestiamoci, non rimaniamo nudi, liberiamoci dalle incombenze, purifichiamo le anime nostre, prepariamoci, presto tornerà Gesù. E qui facciamo delle raccomandazioni e ci sproniamo a vicenda. Oh, se qualcuno è lento, lo prendiamo per la mano e diciamo: vieni, fratello, andiamo. Più presto, fratello, più presto, più puri, gloria a Gesù, più forti nel Signore. Andiamo avanti, è il tempo di rivendicare i diritti della nostra fede. Andiamo avanti, benediciamo il Signore. Gloria a Gesù, quanto è buono, quanto è caro per i fratelli dimorare insieme. Alleluia, non mi viene voglia di passare avanti. C'è una bella, ma bellissima immagine che qui il profeta crea per tutti noi, ma andando avanti, fratelli, riconsiderando i nostri gloriosi rapporti, vogliamo dire ancora che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ci siamo. Gloria. Ed ecco perché ci raduniamo.
Ed è così buono sapere di poter aiutare gli uni gli altri nel nome del Signore. Perciò è necessario venire insieme. Perché poi è buono, è caro per i fratelli venire insieme. È prezioso perché non soltanto porgiamo la mano fisica, magari per sollevare qualcuno che cade, ma diamo il cuore, lo spirito nostro all'opera di edificazione, per cui i tanti caduti e crollati riprendano forze, si elevino ancora una volta e riprendano il cammino. Abbiamo bisogno gli uni e gli altri. Gloria a Gesù. Quanto è buono perciò tornare. Andiamo fuori di qui, ci imbattiamo in tanti nemici, soprattutto nel nemico delle anime nostre, il diavolo, il serpente antico. Veniamo anche feriti a volte da certi avvenimenti. Perciò desideriamo tornare qui. Desideriamo tornare qui. Noi qui torniamo a casa. È qui che ritroviamo la nostra culla. È qui che ritroviamo il nostro letto di riposo. È qui che ritorniamo a sorridere. Fuori abbiamo pianto. Fuori siamo stati maltrattati. Qui siamo venuti perché sappiamo che qualcuno, mentre eravamo deboli, pregava ed ha portato con sé qui in chiesa un po' d'unguento. E ci avviciniamo gli uni agli altri. C'è qualcuno che là dà del suo unguento per lenire, per guarire. Gloria a Gesù. Oh, abbiamo bisogno gli uni degli altri nel nome di Gesù. Oh sì, da fuori veniamo tristi, aggravati, oppressi, ci siamo imbattuti in tante difficoltà, siamo venuti qui per rimettere tutto ai piedi dell'altare, qui dove i nostri fratelli vengono insieme, insieme andiamo verso l'altare e ci si riconosce, sappiamo quello che facciamo, veniamo all'altare e deponiamo, e tu deponi all'altare. Gloria a Gesù. E ciascuno nell'ora della preghiera depone all'altare. Deporre all'altare. Sì, a finire di essere solleciti, di preoccuparsi, deponiamo all'altare. È qui che deponiamo ogni nostra pena, ogni nostro affanno, ogni nostra preoccupazione. È buono venire insieme nel nome di Gesù. Gloria a Gesù. E sì, fratelli, è un punto di convergenza. È qui che ci incontriamo benevolmente. È qui che ci incontriamo per dirci parole di conforto, perché il domani sarà carico di più mali. Sì, ogni giorno più mali. Gloria al Signore. Vediamo insieme per dirci più forti domani. Domani più forti. Perché domani più forte sarà il nemico delle anime nostre, più furibondo.
fugge come un leone. Vuole divorarci. Fratello, non aver paura. Sorella, non ti spaventare. Ci teniamo per la mano, andiamo avanti. Mentre andiamo invochiamo il nome del Signore, perché Lui ci potrà liberare. Gloria a Gesù. E quando io soffico, l'altro mi tira su. E quando quello cade, accorrono due o tre e lo si solleva. Andiamo avanti. Stiamo insieme. È buono stare insieme. È caro stare insieme. È nella volontà di Dio stare insieme. Quanto è prezioso che i fratelli dimorano insieme. Gloria a Dio. Questo insieme vogliamo farlo nascere a casa. Deve essere bello a casa quando l'insieme fra mariti e mogli e fra genitori e figli è un insieme benedetto. Gloria a Dio. Fratelli, questo è il punto più toccante e il punto su cui tanti forse nel tempo ci hanno venuti meno. Curiamoci della famiglia, perché è là che nasce l'insieme o la benedizione dell'insieme. Quanto è bello, quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. Ma quando questo insieme è benedetto a casa, e qui veniamo insieme ancora con quella benedizione, per distribuirla ad altri, a quelli che non ne hanno. Curiamoci della famiglia. E ancora dico, mariti, amate le vostre mogli. Mogli, amate i vostri mariti. Figlioli, siate ubbidienti ai vostri genitori. Fratelli e sorelle, non adiratevi gli uni contro gli altri. Piuttosto, abbiate un altare in ogni casa e radunatevi lì perché il vostro insieme venga benedetto dalla mano di Dio mentre vi vede uniti a Lui, imploranti il suo divino aiuto in ogni circostanza, perché la casa sia ferma, abbia una base, un fondamento. Gloria a Gesù. La benedizione dell'insieme non ha mai fine, fratelli. Come veniamo insieme per guardarci in faccia con un sorriso? Tu sei mia sorella. Tu sei mio fratello. Perché il Padre tuo è anche il Padre mio. Allora veniamo insieme, abitiamo insieme, festeggiamo insieme, cantiamo insieme, benediciamo il nome del Signore insieme, perché questo insieme è nella volontà di Dio. Gloria a Gesù. Fratelli, ritrovo qui la più grande benedizione o la più grande possibilità di benedizione, di ricevere benedizione. Mentre qui, come pellegrini sulla faccia della terra. Gloria a Gesù. Fratelli, non possiamo sminuire il raduno dei fratelli in nessun caso. Anzi, dopo aver letto questo brano di scrittura, mi sento di più spinto a ricercare la riunione dei fratelli. Gloria al Signore. È vero che a volte nella famiglia
tanti tirano adesso e tanti altri tirano a manca. Ragionate insieme, venite insieme e cercate di tirare tutti per una stessa via, per una stessa direzione. È importante che la famiglia riconosca la meta da raggiungere, che deve essere la meta comune. Diciamo, la meta comune. Alleluia. Se in chiesa si ha una meta da raggiungere e in casa c'è una meta da raggiungere, cerchiamo di vedere che sia quella della casa e quella della chiesa la stessa meta. Amen. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. È qui che unifichiamo i nostri concetti, i nostri sentimenti, le nostre inclinazioni, i nostri piaceri. E quando veniamo insieme, sì, manifestiamo anche per il mondo le nostre esageratezze, le nostre abbondanti effusioni di spirito. Gloria a Gesù, abbondanti in ogni cosa, noi vedremo il fratello, la sorella, come una necessità per noi tutti, perché si vada insieme avanti, combattere insieme e vincere insieme. Gloria a Dio. Oh, no, non leggerò. Eppure, leggetelo, il resto di questo salmo. È molto bello. Oh, non vi dico di che cosa parla, voi lo sapete già. Ma è un'immagine che io tengo nel cuore, una sola parte, come quell'immagine che ha un servizio da espletare alla gloria di Dio presso un altare, con l'unzione delle teste. Alleluia, è la famiglia che deve venire a questo altare, è l'altare dove siamo chiamati. Da dove siamo chiamati, piccoli e grandi. Gloria a Gesù, è un altare su cui il Dio ha messo un potere, ha messo una gloria, ha stabilito una gloria, ha stabilito un piacere grande. Gloria a Gesù, e chi viene lì si ritrova, alleluia, in questo particolare ambiente dove si vive nel piacere di piacere a Dio. Gloria a Gesù, sì, nel piacere di piacere a Dio, l'Onnipotente, il Signore e Creatore del cielo e della terra.